Adesso andiamo a fare delle altre osservazioni, quindi di che, ma insomma cosa è abbastanza semplice. Andiamo a fare una prima proposizione. A matrice n per quadrata, anche b, a e b sono due matrici quadrate. Determinante di a è diverso da 0 e il determinante di b è diverso da 0. Ovviamente questo per Binet, quindi il determinante di a per b è uguale al determinante di a e il determinante di b è diverso da 0. Allora vorrei sapere chi è la matrice, se è diverso da 0 vuol dire che a per b è invertibile. Chi è la matrice inversa di A per B? Chiamo inoltre è la matrice inversa di B è la matrice inversa di A. Quindi l'inversa segue lo stesso schema della trasposta, cioè quando fa l'inversa del prodotto devo fare l'inversa della seconda per l'inversa della prima. Quando devo fare la trasposta di un prodotto, devo fare la trasposta della seconda per la trasposta della prima. Solo che, vabbè, ovviamente qua lo posso fare soltanto per le matrici quadrate. La dimostrazione, se io faccio b a meno 1 per a meno 1 per a per b, beh, il prodotto di a meno 1 per a fa la matrice identica, questo è uguale a b a meno 1 per i per b, è uguale a b a meno 1 per b, e quindi è uguale a b. Lo potete fare pure al contrario, viene bene uguale. Cioè se io faccio a per b per b a meno 1 per a meno 1, questo viene a per i per a meno 1, viene a e a meno 1 sì. Come vedete l'immersa del prodotto è il prodotto delle immerse ma al contrario, quindi a per b elevato a, diciamo, alla meno 1 è uguale a b a meno 1 per a meno 1. Ok? Adesso andiamo a vedere ancora meglio, andiamo ad approfondire il discorso sulle matrici ortogonali. Prima di approfondire il discorso sulle matrici ortogonali andiamo a fare un altro esempio. Allora, supponiamo che io voglio fare, allora ho una matrice A quadrata, stavolta siamo in R, e voglio fare il prodotto scalare AV scalar V. Allora chi è questo? Questo, se vi ricordate, AV trasposto per W, prodotto di per colonna. Ma chi è AV trasposto? Questo è un prodotto matriciale, questa è la matrice n per n e questa è la matrice n per 1, quindi questo altro non è che V trasposto per A trasposto per W. Ma questo lo posso anche scrivere come V scalare A trasposto. Cioè, quando io vado a fare il prodotto, questo è il prodotto scalare canonico, cioè quello di Rn, prendo AV, faccio il prodotto scalare con W, è come fare V col prodotto scalare con A trasposto con W. Cioè io posso tranquillamente scaricare la matrice dall'altra parte, però diventa l'altra cosa. Allora uno dice, ma
qua mi hai convinto, ma fino a un certo punto. Scriviamolo con tutte le, diciamo, come sommatoria. Chi è questo qui? Questo è la sommatoria di AV coordinata iesima per W coordinata iesima per I che va da 1 a N. Ma chi è la coordinata iesima di AV? È il sommatoria per I che va da 1 a N, sommatoria per H che va da 1 a N, A, I, H, V, H, I per W, I. Ma questo posso A, I, H per W, H, perché W, H, questo c'ha una sola cosa, A, I, H, V, H, questa è la coordinata iesima di A, V. Ok? Ma io posso anche scambiare le somme, quindi qua mi viene sommatoria per H che va da 1 a N di UH, lo scrivo fuori perché non dipende da I, qua ci scrivo sommatoria per I che va da 1 a N di AIH W I. Ma solo questa parentesi qui a chi è uguale? È uguale a sommatoria per I che va da 1 a N di A A trasposto di coordinate H I W I. E questo chi è? Non è A trasposto per W coordinata chesima, e quindi questo non è sommatoria per H che va da 1 a N di VH A trasposto W coordinata chesima, che è V scalare A trasposto W. Quindi come vedete ve l'ho fatto senza coordinate, matricialmente, e con le coordinate. Qui è sempre la stessa cosa. Cioè, facciamo degli esempi, eh. Se no come dice. Allora, prendiamo per esempio ne avevo due, prendiamo V uguale 2Q W uguale meno 1 3 A uguale 1 meno 2 3 meno 1. Facciamo A per V. A per V è uguale 1 meno 2 3 meno 1 2 1, quindi poi viene 2 meno 2 che fa 0, 6 meno 1 fa 5. Facciamo A per V scalare W. Devo fare il prodotto scalare tra 0,5 e meno 1 3. Quanto fa? Va bene? Adesso facciamo A trasposto W. A trasposto W. Chi è? È 1, 3, meno 2, meno 1. Qua ci devo mettere meno 1, 3, quindi mi viene meno 1 più 9 fa 8, più 2 meno 3 fa meno 1. Adesso andiamo a fare V scalare A trasposto doppio, devo fare prodotto scalare tra 2, 1 e 8 meno 1. Quanto fa? 2 per 8, 16.
E no. Vedete che viene uguale? Se faccio AW, quanto fa? Fa 1 meno 2 3 meno 1 per meno 1 3 che fa meno 1 meno 6 fa meno 7 meno 3 meno 3 fa meno 6. Se vado a fare V scalare a W non va affatto meno 15, fa meno 14, meno 6 fa meno 20. Quindi vedete che qua se faccio a V scalare W è uguale a V scalare A trasposto W, cioè la questo e questi sono uguali. Se qua non ci metto la trasposta non sono uguali manco niente. Chiaro? Quindi io posso nel prodotto scalare, se io ho, prendo un vettore, lo motivo in una matrice e faccio il prodotto scalare con un altro vettore, la matrice la posso scaricare dall'altra parte, però la devo trasporre. L'ho visto in generale, l'ho visto in particolare. Quindi deve essere per forza così. Chiaro fino a qui? Ok. Adesso andiamo a vedere meglio. Allora, proposizione A ortogonale indica che il determinante di A vale più o meno 1. O è 1 o è meno 1. Quale motivo? Dimostrazione? A è la trasposto, quanto fa? Fa l'identità. Questo per Binè significa che il determinante di A per il determinante di A trasposto deve fare il determinante di I che fa 1. Ma questo qua è uguale al determinante di A. Quindi il determinante di A al quadrato deve fare 1. O se il determinante di A al quadrato deve fare 1, siamo sempre in Rn. Sempre se fosse. Rn, matrice n dimensionale, i numeri reali. Allora se il quadrato del determinante fa 1, o il determinante fa 1, o il determinante fa 1. Siamo fino a qui. Dice, ma può succedere tutte e due? Certo che può succedere tutte e due. Se io vado a vedere questa matrice qua in R2, cos'è in alfa? Se in alfa meno se in alfa, cos'è in alfa? Questa qua, provate a vedere una matrice ortogonale. Perché è una matrice ortogonale? Facciamo la trasposta.
fate il prodotto di Capricorno e qua viene coseno quadro più seno quadro fa 1, meno seno coseno più seno coseno fa 0, 0, 1. Questo fa I. Tuttavia, se questa è A, in questo caso è le radici di rotazione determinante faceva 1. In questo caso quanto fa il determinante? Vabbè, qua fa 1 ancora perché ho sbagliato, non devo cambiare segno, devo cambiare segno alla colonna, cioè qua metto meno, qua metto meno, poi è meno cos qua. Ma se cambio segno alla colonna che significa? Quando vado a fare la trasposta, mi cambia segno questa riga. Quando vado ad andare a fare per i prodotti viene sempre così qua, via sempre io. Ok? Allora cambiamo segno pure a questa riga, significa cambiare segno alla colonna. Viene tutto sempre qua, funziona tutto quanto qua lo stesso. Cioè questa era la matrice di rotazione che era coseno alfa seno alfa, qua mi pare che c'era, no? Poi qua c'era meno seno alfa e qua c'era, questa è quella, eravamo sbagliati, scusate un attimo, questa era quella di rotazione di alfa che ci ha determinante 1. Io voglio cambiare segno solo a questa colonna, quindi allora vediamo un po', solo a questa colonna, sì, coseno seno meno seno coseno, seno coseno meno seno coseno, sì. Ora chi è questa allora, per capire chi è questa matrice, a cosa corrisponde questa matrice, allora, andiamo a vedere questa matrice, moltiplichiamola per 1, 0 e vediamo che viene fuori. Innanzitutto questo determinante quando fa? Meno cos quadro, meno sen quadro, meno 1. Ma la matrice è ortogonale lo stesso. E non è una matrice di rotazione. Perché non è una matrice di rotazione? È perché non è del tipo di quello di prima, no? E qua abbiamo cambiato i segni. Allora andiamo a vedere il vettore e con 1 dove lo manda. Vettore con 1, se andate a fare i conti, va a finire nel vettore coseno alfa seno alfa, quindi il vettore con 1 lo gira di un angolo alfa. Vettore con 1. Il problema è che il vettore con 2 no. Il vettore con 2 andava a finire in vettore con 2. Non viene girato di un angolo alfa, cioè prima viene girato di un angolo alfa e poi abbiamo cambiato i segni, quindi viene ribaltato. A cosa corrisponde questo discorso? Se ci fate caso, prendete la bisettrice qua dell'angolo alfa. Corrisponde a un ribaltamento rispetto a questa bisettrice, perché vedete questo sta
stava alfa mezzi sotto quest'angolo, va a finire alfa mezzi di sopra. Questo quando stava sopra di, in questo caso stiamo nel primo quadrante, di greco mezzi meno alfa mezzi. Adesso di quando va a finire di sotto? Alfa, questo è pi greco meno alfa più alfa mezzi è pi greco meno alfa mezzi, se andate a fare i conti. Cioè viene questo, lo ribaltate, vedete? Se lo ribaltate viene esattamente questo rispetto a questa lettura. Quindi le matrici ortogonali hanno sempre il determinante che è uguale a 1 poi uguale a meno 1. Poi in R2 andiamo a dire che quelle che hanno il determinante uguale a 1 sono delle matrici di rotazione. Prende i vettori e li ruotano di un certo angolo. Le matrici che hanno determinante uguale a meno 1 sono delle matrici che ribaltano i vettori rispetto a una retta passante per l'origine. Puoi anche vederlo come prima giro di un angolo alfa, poi ribalto rispetto alla, alla nuova retta, quella diciamo dell'asse X girato. Però è la stessa cosa, o fate prima un ribaltamento, diciamo prima una rotazione e poi un ribaltamento, o direttamente un ribaltamento rispetto a un'altra retta, è la stessa cosa. In questo caso il ribaltamento, se lo fate direttamente, lo dovete fare rispetto alla retta che con l'asse X forma un angolo alfa mezzi. E sono cose abbastanza, sono cose elementari, sono esercizi. Possiamo formalizzarli meglio, ma sono comunque esercizi. Allora, cosa mi interessa di tutto ciò? Io voglio capire chi sono in generale queste matrici ortogonali, anche quando le diciamo, non sono 2x2, ma sono n per n. Ok? Questo voglio capire. Perciò sto fatto per questo. Allora, adesso posso tornare a scrivere la seguente proposizione. Questa è importantissima, è semplicissima da dimostrare, ma è importantissima. Allora, siamo in Rn, quindi A è una matrice n per n. A è ortogonale se e solo se AV scalare AV doppio è uguale a V scalare V doppio per ogni V e V doppio di R. Quindi chi sono le matrici ortogonali? Sono quelle che conservano i prodotti scalari. Cioè, faccio il prodotto scalare canonico prima, faccio il prodotto scalare canonico dei tre vettori dopo che ci ho applicato A e non cambia niente. Ah, dimostrazione. Cominciamo a dimostrare questa freccia qua. Allora, io devo fare AV scalare AV2, ma questo, se vi ricordate, è uguale a V scalare A trasposto per AV doppio, che la matrice A l'ho scaricato a destra, ma A trasposto per A, se vi ricordate, fa I perché A è ortogonale, quindi questo è uguale a V scalare A.
Allora, facciamo al contrario. Vi ricordo che il vettore Egon I è il vettore della base canonica di Rn 000 1 al posto iesimo, un po' di più 0. Ok? Ego, per esempio in R3 e con 1 è 1 0 0 e con 2 è 0 1 0 e con 3 è 0 0 1. Allora, siccome questa stavolta sappiamo per ipotesi che vale questa condizione, quindi cosa sappiamo? Sappiamo che A e con I scalare A e con J è uguale ad E con I scalare con J. Ma questo quando fa? Fa 0 se I è diverso da J e 1 se I è uguale a J. Ma chi è A e con I? Ecco, questa è un'osservazione che vale la pena di fare in generale. A e con I è uguale alla colonna iesima. Esempio, se io faccio 0, 1, 3, 2, meno 1, 4, 3, 1, 2, provate a fare il prodotto di Riemann con 0, 1, 0, e vi viene 1 meno 1. Vedete? Questo scalare con 2 fa la seconda colonna. Se faccio scalare con 3 fa la terza colonna, se faccio scalare con 1 fa la prima colonna. Perché? Perché nel prodotto righe per colonne, se uno sta al posto iesimo si scontra esattamente con la iesima colonna. Allora io che cosa ho dimostrato quindi? Ho dimostrato che il prodotto scalare tra la colonna iesima e la colonna jesima, quando fa 0 se è diverso da J e 1 se è uguale a J. Quindi cosa ho dimostrato? Che le colonne della matrice A sono ortonormali. E se sono ortonormali, una delle condizioni è, diciamo, quindi A è una matrice ortogonale. Ok? Oh. Ripeto, con l'osservazione di prima è importante in generale, cioè l'immagine dell'iesimo vettore della base canonica è l'iesima colonna della matrice A. Questo vale anche se la matrice fosse M per N, in quel caso andiamo da Rn a Rn. Vabbè, quello poi lo riprendiamo a suo tempo. Qua stiamo parlando di matrici quadrate. Ok? Quindi facciamo un attimo il riepilogo. Allora, facciamo il riepilogo. Che vuol dire una matrice ortogonale? Una matrice ortogonale se e solo se le righe sono ortonormali, se e solo se le colonne sono ortonormali, se e solo se la matrice trasposta è uguale all'inversa, se e solo se quando vado a fare il prodotto scalare di AV scalare AW, questo non cambia niente rispetto a AV scalare. Quindi questa qua conserva i prodotti scalari. Allora questo che vuol dire? In particolare, corollario, A, siamo sempre A appartenente a N per N, A è ortogonale
se e solo se AX in norma è uguale a norma X, a AV in norma è uguale a norma V per ogni V. In questo caso cosa conserva la matrice? Le lunghezze. Pure ortogonale. Questa è un'altra condizione equivalente. Perché? Dimostrazione. La norma di AV al quadrato non è altro che AV scalare AV. Ma questo è uguale a V scalare V. È uguale a norma di V al quadrato. Se vedete la radice quadrata, vedete la uguaglianza. Ok. Questo però dimostra solo una freccia. Dimostra questa freccia. E se è ortogonale, conserva le lunghezze. Andiamo a vedere che se conserva le lunghezze è ortogonale. Se conserva le lunghezze, noi abbiamo AV scalare AV è uguale a V scalare V. Però abbiamo anche che AV doppio scalare AV doppio è uguale a V doppio scalare V doppio, perché questa è la norma di V doppio al quadrato e questa è la norma di AV doppio al quadrato. Se conserva le lunghezze, quelle sono qua. Ok? Adesso lo faccio qua, cancello, lo faccio qua. Chi è più scalare V2? Se vi ricordate, io posso scrivere che V scalare V2 è un quarto della norma di A, scusate, della norma di V al quadrato meno la norma di V meno V al quadrato. Vi ricordate quando facevo le norme al quadrato, la somma delle norme al quadrato mi faceva due volte la norma al quadrato di V più due volte la norma al quadrato di V, c'era l'uguaglianza del parallelogramma, ma se facevo la differenza, le norme che se ne andavano rimaneva 4 volte V scalare V doppio, divido per 4 e mi diventa V scalare V doppio. E se lo faccio con AV scalare AV doppio? Beh, è la stessa cosa, un quarto norma di AV V doppio quadro meno AV meno V doppio. Qua. Questo sarebbe AV più AV doppio, però AV più AV doppio mette in evidenza A e AV. Basta applicare la stessa cosa di qua, un quarto la norma della somma più meno al quadrato meno la norma della differenza al quadrato. Tuttavia io so che A conserva le lunghezze, allora questo è uguale a questo è uguale a questo e qui questo uguale. Fine delle trasmissioni. Quindi questo non serviva neanche, l'ho scritto ma non serviva. Ok? Quindi attenzione, chi era l'angolo tra due vettori? Chi era l'angolo tra due vettori? L'angolo tra due vettori, se vi ricordate, l'angolo diciamo tra V e V doppio era definito come l'arco coseno di V scalare V doppio fratto norma V doppio norma V doppio. Vi ricordate? Questo numero per cosci spazio era sempre compreso tra meno 1 e 1. L'arco coseno è sempre un angolo compreso tra 0 e pi greco. Questa era la definizione. Questo per definizione è uguale a teta V, l'angolo che fanno due punti. Chiaro? Ora, se ci applico A, secondo voi che succede?
AV scalare a V doppio cambia se A è ortogonale? No, perché abbiamo visto che A conserva i prodotti scalari. AV in norma cambia? No. No. Allora, se una matrice è ortogonale, se e solo se conserva i prodotti scalari, se e solo se conserva le norme. Ma se conserva i prodotti scalari e le norme, conserva pure gli angoli. Quindi una matrice, questa si chiama un'applicazione che, di questo tipo, si chiama isometria. Isometria. E che cos'è un'isometria? È una rotazione. Ma attenzione, non ci sono solo le rotazioni. Perché se io per esempio prendo un guanto e lo giro dal dentro a fuori, anche questa è un'isometria, perché conserva tutte le distanze, conserva tutti gli angoli, ma diciamo ribaltamento. Girare l'angolo tra dentro e fuori, il guanto da dentro e fuori, oppure fare un'immagine riflessa allo specchio, è la stessa cosa. Ok? Attenzione, queste sono isometrie lineari, cioè che conservano la posizione dell'origine. Cioè l'origine, se voi prendete un'applicazione A e l'applicate all'origine, l'origine non si muove. Quindi per esempio in R2, facciamo il caso di R2, così schematizziamo bene. In R2 che cos'è una isometria lineare? O è una rotazione attorno all'origine, giro attorno all'origine. Ce l'avete presente? Voilà. L'origine sta nel centro, io giro. Oppure un ribaltamento rispetto all'origine, a una retta passante dell'origine. Una delle due. Se vogliamo conservare tutte le distanze e tutti gli angoli in generale, cosa possiamo aggiungere? Se non vogliamo un'applicazione lineare, la traslazione. Cioè se prendo questo e voglio conservare tutte le distanze, lo posso semplicemente ruotare, vabbè, meglio questo che cosa origine. Lo devo ruotare e spostare nello spazio. Tutt'al più posso effettuare un ribaltamento. Il ribaltamento, quando c'è il ribaltamento si capisce. Da che si capisce? Dal determinante. Se il determinante fa meno 1 ci sta il ribaltamento. Se no, no. Se no, se il determinante fa 1 è una rotazione. Se fa 1 è sposto all'origine, quindi non è un'applicazione lineare ma un'applicazione affine, allora in questo caso è una rototraslazione. È una traslazione più una rotazione, oppure una rotazione più una traslazione. O quello che dovete capire è che tutte queste cose non sono commutative. Se io adesso vado avanti di tre passi e poi mi giro a sinistra, oppure mi giro a sinistra e vado avanti tre passi, non è la stessa cosa. Ma anche se prendo in R3, prendo questo, lo giro così e poi lo giro così, oppure lo giro così e poi lo giro così, come vedete le due rotazioni sono analoghe ma sono state invertite come ordine, non ottengo lo stesso risultato. Quindi le rotazioni solo in un piano, solo se sono nello stesso piano, le rotazioni sono, se nel piano sì, io giro di 70 gradi in senso, diciamo di più 70 gradi, cioè 70 gradi in senso antiorario, poi giro altri 30 gradi in senso antiorario, poi ruotato in senso antiorario di 100 gradi. Lo faccio al contrario qua.
ma già in R3, quando gli assi di rotazione sono diversi, perché ogni rotazione ha che cosa, diciamo, alcune rotazioni cosa fanno? Possono mantenere fisso un asse, ok? Ogni isometria in realtà si può vedere come prodotti, composizioni di rotazioni che mantengono fisso un asse. E quindi, però, in R3 ogni isometria con determinato uguale a 1 si può vedere come il prodotto di due rotazioni che mantengono fisso un asse, no? Si può dimostrare. Però, se lo faccio in un modo, le rotazioni sono fatte in un certo modo, se lo faccio al contrario, le rotazioni cambiano. Cioè, non sono commutative. Quando prendiamo due rotazioni che mantengono fisso un asse, i due assi non sono lo stesso, quando faccio prima l'uno e poi l'altro, oppure inverto le operazioni, non ottengo lo stesso risultato. Questo è il motivo per cui quando andate a risolvere il cubo di Rubik, voi potete ruotare le facce del cubo, diciamo alcune facce del cubo in tre direzioni diverse, e ovviamente se fate prima una rotazione verso destra e poi una rotazione verso l'alto, no, avete tre assi di rotazione e non è la stessa cosa che fa il contrario, okay? Però in generale, come è fatta una matrice ortogonale? Una matrice ortogonale se solo se corrisponde a un'isometria lineare. Cioè l'origine rimane dove sta e la matrice ha le righe ortonormali oppure le colonne ortonormali oppure l'inversa è uguale alla trasposta oppure mi conserva quando vado ad applicarla, mi conservo tutte le distanze oppure quando vado ad applicarla mi conservo tutti i prodotti scalari. Tutte queste condizioni sono equivalenti. Attenzione, conservare gli angoli e basta non mi dice che è un'isometria. L'applicazione due volte la matrice identica non è un'isometria perché ha determinante 2 alla n, ma conserva gli angoli. Cioè se io prendo una cosa, la ingrandisco, tutti gli angoli si conservano. Quindi è che se conservo le distanze, allora il concetto è: tu prendi un triangolo, lo ruoti. Allora, facciamo un triangolo scalare. Dopo che l'hai ruotato, siccome il triangolo è rigido, se conservi le distanze, devi conservare la forza con gli angoli. Questo è il motivo. Vabbè, algebricamente lo vedete, diciamo, con geometria analitica lo vedete. Se conserva le distanze, automaticamente conserva le distanze. Però sostanzialmente, geometricamente il motivo è quello, è che se io muovo un triangolo rigido devo conservare le distanze, devo conservare pure gli angoli. Se vi ricordate, per esempio, un criterio di uguaglianza di due triangoli, tre lati uguali, oppure un lato uguale e tre angoli uguali, ma non triangoli uguali. Se sono triangoli uguali sono soltanto i triangoli, sono solo simili, chiaro? Va bene, quindi abbiamo capito come sono fatte queste matrici ortogonali. Le matrici ortogonali sono le matrici delle isometrie. Le isometrie che cosa sono? Sostanzialmente rotazioni. Se ci aggiungo un ribaltamento è l'unica cosa che vabbè, non possiamo effettuare fisicamente, cioè possiamo effettuarlo tramite l'immagine speculare. In alcuni casi possiamo girare, per esempio il guanto che è flessibile, possiamo girare dentro e fuori, fare il ribaltamento, però ce ne accorgiamo dalla determinante della matrice ortogonale, perché se è una matrice di rotazione, determinante fa 1,
se ci sta un ribaltamento determinate qua meno 11. Tutto. Per il resto la matrice ortogonale è una matrice che conserva tutte le distanze, conserva gli angoli, conserva i prodotti scalari. E abbiamo visto anche la caratterizzazione, la trasposta è uguale all'inversa, e le righe sono ortonormali e le colonne sono ortonormali.